can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out now, way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit. Signori, siamo arrivati all'epilogo. Siamo arrivati alla fine, alla chiusura. Siamo arrivati alla... al capolinea. Siamo arrivati al ritiro di The Beast. Ovviamente manca l'ultima sfida contro Yair Rodriguez, che avevamo definito come serie B in un episodio passato, e a tutti gli effetti fu una lotta di serie B contro la classe cristallina di The Beast. Dovrebbe essere tipo una lotta da portare sui 5 round, una lotta da portare per le lunghe, una lotta da gustare. Però The Beast ha detto: voglio chiuderla nel primo round, perché voglio che vi ricordiate che come iniziata si è conclusa. Scambio di guanti per Yair Rodriguez. E signori, come vedete, The Beast è tornato. Ve l'ho detto, come si è aperta si è conclusa. È tornato col vestito che gli ha provato fortuna per entrare in UFC, ovvero con il pantalone di Sandokan. Preso. Ok, Yair sembra essere migliorato. Preso. Does he pull guard? Does he pretend that he got knocked down? We saw Verdum do it. Right. The Fedor act like he got knocked down. Fedor jumps in his guard. Oh. Okay. Okay. Got him. Oh, yes. Now we're going. Oh, big left hook there. Mm-hmm. Ok, ma è un po' rotto il cazzo questo schivare, Sarò onesto con te, Yair, ma è un po' rotto il cazzo. Preso. Preso. Ah sì? Finito la stamina. E adesso come schivi, stronzo? Adesso come schivi, eh? Piace schivare? Ok. Sta comprando bene Yair. Super calcio drizzano! Aia, aia amico mio. Super calcio di Trezzano. Tirati su. Super calcio di Trezzano. Come è iniziata, è finita. The Beast saluta la UFC. Come giusto che fosse. First round KO Trezzano kick. O super Trezzano kick. È finita, signori. È finita. Davanti all'esultanza di John Jones. E vediamo in maniera integrale per l'ultima volta Dana White che dà la cintura a The Beast, nonostante sia l'ultima volta. The Beast che si inchina davanti al pubblico per ringraziarlo di tutto il supporto. È un ringraziamento particolare, va anche a chi ha seguito la serie, che ha messo mi piace, a chi ha commentato il percorso, il secondo percorso di The Beast, per chi ha appunto sostenuto la serie. Non mi resta a fare altro che non mi resta nient'altro da fare che
portarvi fino ai titoli, fino all'epilogo, fino ai titoli di coda. The Beast saluta così come era iniziata. Super calcio di Trezzano. Si spegne la luce. Perdiamo il greatest dei greatest dei greatest of all time. Sicuramente The Beast, rispetto a tutti i GOAT che ci sono stati dello sport, un'altra categoria. 38-0 per The Beast, undefeated nella sua carriera UFC, undefeated, zero sconfitte. Penso sappiate cosa voglia dire zero sconfitte, considerando che soprattutto nella lotta un colpo può essere fatale. Puoi schivare il primo pugno, ma se non schivi il secondo sei KO. Questo era il tuo ultimo incontro. E anche se non sentirai più i fan gridare il tuo nome, avrai ancora tutti i record, i titoli e le vittorie nell'ottagono a cui pensare. Hai combattuto ogni incontro e non solo hai superato qualsiasi aspettativa, ma hai ridefinito cosa significa essere grandi. Tutto il sangue, il sudore e il tempo dedicati allo sport hanno segnato profondamente la tua esistenza, ma è finalmente giunta l'ora di godere il frutto dei tuoi successi. 141 milioni di dollari, come vedete, e 21 praticamente milioni di fan in alto a destra. Vivi il resto della tua vita sapendo che non c'è stato nessuno migliore di te nella storia. Ed essere migliore The Beast, francamente, è impossibile. Io vi ringrazio, vi saluto. Ci vediamo a un prossimo video. Can you hear the sound?